Va bene, guarda, eh, possiamo vederci domani alle 9 al solito posto. Sì. Io sono, sono pronto, ne possiamo parlare quando vuoi. Sì. la rosa? Sì, eh, sto parlando con lo sponsor. Per favore, non mi disturbi. Sì, eh, alle 9 al solito posto, sì, io vengo col, con la mia collaboratrice. Signore, scusa, chiudisse. Stavo cosa, parlando chiudice? al telefono. Sì, che... stavo parlando al telefono. E la gente si sta annoiando, ho visto gente a Casbadiglia, l'ho visto sotto la maschera, gente che sarà a sarà spatesta, testa, di tusse. Che tempo che ancora non colpo di tussi. No, per favore, per cortesia, colpo di tosse, no, con tutto il. Lei rispetto. mi deve dare spalle. Cazzo mia, io cazzo ho slancio, la trasmissione, c'ha un dall'aria. Non è questo il momento. Mi deve fare proiettare come sì. un missile Sputnik nel mondo delle stelle e delle terra. Lei è fissato con questo missile. Qualche volta io la manderò proprio nello spazio con il missile. Però piuttosto, che cosa vuole? Cos'è successo? Che A è? fare aggiustare l'ascensore, questo lo so, ci penserà la signorina Nadia, non è un problema Possibile. mio. È Sibilo, un palazzo così ricco, un palazzo così bello, la... sapete che cosa mi è successo? No. Oh, ho, ho salito dall'ascensore. Sono salito. Lei non c'era. Ho capito. Perché era già qua. Io non c'ero. Sono salito dal ah, verbo sono... essere, ma lasciamo stare. va eh. eh, Piano tì. Piano T, piano t. Piano. ho schiacciato il primo piano, non lo so, un po' prima eh. di arrivare al primo piano, pa, piglia e si è fermato. Quindi lei è sfortunato anche salendo con l'ascensore. Eh, 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 sì. E Meno male che restava a luce domani. E meno male che questo ascensore ha fatto a sua dimensione. Che vuol dire? Significa che io, camano toccavo il tetto dell'ascensore. Certo, della ora hanno fatto l'ascensore proprio certo, con le mie dimensioni. Meno male, va perché vabbè. Ho, fatto salto, eh? ho fatto un salto, poi ne ho fatto un altro. Sì. Fai la riva. Certo, facciamo la storiellina <ride> dei bambini, va bene, oh, sì. E ci ho tolto un pezzo di, 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 di contro soffitto di canto accesso. Che, do, che è solo la c'è il cattoncesso che lei fa un salto, lo spinge, io glielo appoggiato, e se no. Poi ho fatto un altro salto, ma che appa in così rittura. Sto a fare nei film. Certo. Perciò mi ho sollevato signora Rosa che mi creda non è stato magia, ma non è così. Poi ci metto un u di qua, un gomito, sì. Un qua, gomito ho messo le mani, ho dato un'altra staccata, mi ho sollevato anche che dopo andava a testa in docimento. Ai e fatto male. un poco. Si. Poi mi sono sdraiato si. Rosa, ho camminato così, così si. così a trovare la porta dopo Pianerottolo, si. a buttare il camano, poi ci metsa la testa e me lo hai a vita. Mi ho spinto rum, e arruai meno ah, male che in scena. E' riuscito. Dopo Pianerottolo dopo primo piano. Ad uscire dall'ascensore. Chiamai l'ascensore e io pigli e chi si sbloccato. Dopo si è sbloccato. Si è sbloccato. Cioè, fuori, è chiamato di fuori, si. i pigli. E, mm, e si è fermato. Si e, e sono entrato e schiacciai il numero 2 stai a stai che oh, un poco prima dare numero 2 un'altra volta che se blocca volta. Ma è proprio sfortunato che mi sgravitai solo un salto perché tu cosa toccato un gesso cesso, non c'era più gesso Dic gesso. ma, ma le paie fisso un salto ma le paie che mano mi sono le mi sono mi sono le mi sono le mi mi sono mi in un'altra volta, eh. sì. ho camminato a Roma e a Porta Mutai. Un po' mi diceva che lo, lo tenevo con la testa sì. nella rosa. poi con tutto il dolore c'è Se e mi scendo a Piena Rotolo. Meno male, piano. salvo per la salute. Ma no, la vita ma... me la vai. Certo, certo, certo. Chia, chia, Schiacciai, chiamai Viggia Chianau. Si, sì. a Chianau, rum, tium a livello doppiano. Magari un campanello, un link, sai, un campanello. Io, tre sì, eh. mungi, Mungì, mm. siamo al terzo, sì. terzo piano. Prima del Ruaro terzo piano, e si fermava una terza volta. Certo. poi ci sei un altro salto. E poi ci sei un altro salto. E poi ci sei un altro salto. E a buttare la porta, a spingi la testa per non farla chiudere. Ha capito? E mi viene la trasmessa. E arriva in capello al piano. ero stanco, morto, afflitto. Ma fatica in mezzo. E chiamai giù e chiamavo al terzo piano. Entrai, muncio quarto piano per arrivare Scusi, scusi, eh. scusi, ma perché non saliva dalle scale? A quel punto dicevi, sì. e che, che sogno scemo? Perché? Perché mi vedevo qualcuno che c'è l'ascensore, questo cretino è pieno a piedi. Ma se non funziona, cioè, ma se non va, ah, sì, sì, sì. a vita, signor Rossi. Ma poi hai una disgrazia io con l'ascensore. Sì, un'altra. Uh, uh. Ma è la mia disgrazia. <ride> Lei deve sapere che l'anno scorso si è la figlia del commendatore Raciti. Ah, lo conoscete il commendatore Raciti. no, ne abbiamo parlato altre volte. La famiglia, la più, famiglia ricca. più ricca. di tutto il che paese. Che poi guarda caso, guarda il destino, la famiglia più ricca di tutto il paese, abita proprio accanto. Abita. Alla famiglia. La più povera del paese, e Quindi che questo, sì. La mattina, signora Rosa, sì. mi ha ricreato sì. Come mi ha rosbigliato a Sendere du del delle Cornetti. Ah che uno da fuori si pareva pure cane col rasto col, col rasto, con l'odore che arrivava <ride> un muro con un muro di abbanno che doveva una cucina Sì. Ma che io adoro fumo, sapevo che il, fumo, il profumo va verso l'alto. Certo, il profumo Lei si apre. Vedete che io, come una lucertola, mi attaccavo a un muro e anche. chiamava. Mm? Seguivo l'odore, sì. mi recreava, chiedevo a colazione mattina. cioè tu mentre ero un in do muro, come una lucertola, passava a mio padre e mi chiamava a scopa. Anche. Ma cascava in terra ma lei che sembra mangiare eh bello? sì 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 perché a casa vostra come abbiamo detto e tante volte su... si mangiava poco no, e quando po si mangiava no, era eh, proprio una grande festa e niente e niente. E niente. Vabbè, quindi... basta la figlia del commentatore sì. si maratava si lavorava in e a che e artitec artikek arti a a Ar a a, 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 a

Lo dica con calma, non, non mi ricordo onde se lo dico. Vabbè, lo dico io, è architetto. architetto. L'ho capito, è architetto. È architettura. Suo Anche suo marito. È architetto, architetto. Sì. sì, e c'ho già Ida Ricca, Ido sì. Marco ricco, basta. E, e mi hanno invitato eh beh, certo. a matrimonio. Certo. Ma io non ci ho andato perché io faccio brutte figure, no, non lo sapevo per queste cose sono un tipo riservativo, no, non no, mi, piace, mi piace, non mi, non mi, mi piace, è eh, molto riservato, molto. Sì, sì. però il Tranquillo. regalo ce l'ho fatto, sì, sì. ce l'ho fatto. Sì, sì. fatto, bravo, ci portai, portato signor La sì. Rosa due cassette sì. di chi di auto, tante bottiglie grandi, sì. Che ti facevano delle bottiglie di, 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 di tre quarti di litro di vino, sì. facevamo la sassa, che buona, che è fatta in casa, Beh, ah. non so se qualcuno di voi la sì. Non, forse non mezie... ha fatto nulla, però abbiamo ma mangiato tutto. Sì, ma, sì, le mie zie facevano in campagna. Eh, eh, la salsa fatta in casa. Due casse, sì. Sì, bo sì. bottiglie auto tante, ecco. Erano 24 bottiglie e 24 bottiglie. Ficcio due viaggi. Perché neanche faceva qualche certo, pesante. pesante, pesante. 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 Andiamo, appena entrai in altra casa, ma Vabbè, bella, bella, bella. tutto il pavimento bianco. Sì. Di mammo, tutte le pareti bianche, sì. i porti bianchi un dammuso bianco, bianco sì. tutti, tutti i porti esterni, il profilato bianco, eh. i mobili bianchi, che tu sì. appena entrai, c'era anche... Certo, eh, ti veniva spontaneo, <ride> spontaneo, spontaneo, tutto bianco, tutto bianco, tutto bianco, perciò cioè, gradito molto sì. il regalo, si è messi vicino a friggitere, mm. da cucina, c'era bianco, frigidere oh. bianco. Basta, mi ha ringraziato, sì. mi disse che se volevo ci potevo andare a matrimonio. Io ci ho ancora no. Mi ha salutato. Sì. Allora, l'indomani mattina, al mattino, eh? verso cinque e mezza di mattina, pigliami eh? e telefonavo. Sì. Venga, disperata. La signora? Sì, mi disse eh? "letterio mi hai rovinato. Eh. Mi hai consumato, dice, ma che cosa ho io cosa ho fatto? Dice stanotte scoppiare i bottigli. <ride> giusto, giusto, le bottiglie della salsa fatte in casa. Certe eh? volte capo. Eh sì, Perché la pressione, più... sì, può scopiare. succedere. La casa è anche russa. È chiaro, tutta pare, bianca diventata. un rocca. film di profondo rosso! Sì! Ma che sangue caparo da demo! Non sa dove ci devo mettere mano. Oh eh. Mi già mortificato, voi capite, ma, ma la stessa cosa, mi è successa a voi. Assolutamente e sì. E allora ci si, sì. Ci, ci si a chi? A chi, a chi, a chi, a chi. Eh, ci provi con calma signore, signora, signora, ecco, signora la chiami signora mamma. che va bene per tutto signora, sì. mi dispiace eh, eh. ora vengo vediamo che ci posso fare sì. no, ma che se ci... intanto chi deve arrestare i bottigli li lavasse perché può succedere io mi vengo a picchio, li metto fuori andò a Baccone eh. eh, io di pedero l'indomani mi eh, mise tutti fuori andò a barcone, sì. uno sopra un ci si sì, con i gassi perché forse un cambio di temperatura tra giorno e notte agevo la storia Può essere, pietre. può essere che Quindi sia questo. Quindi come una coperta motivo. che poi vengo io, mi venga qui, che ci porto l'altra. Eh. La signora ci messa, aveva ignato gatto eh. bello. Ma eh. sì, Com'era? Bianco, certo, era bianco. bianco. Cioè, era bianco che glielo chiedo bianchi. a fare. Tutto anche il gatto bianco. Tutto il gatto anche bianco. il gatto bianco. Che però, come non lo tiene dentro perché e sporca, utene andar su specie di balcone, sì. terrazzino. Si, sì, si, sì, si. Sì, sì. A due atti a notte. Eh? 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 Con freddo? Un disinimiso a dormir. dove? Sopra la cupetta, giusto la cupetta che era sopra i bottigli, esatto. Eh? E? Gli ha la notte mm? scoppiarono altre due bottiglie, Paaa! No. Eh. Scoppolo, iazzo, i sì. talari, con sì, sì. rosa, eh? Dell'ottavo piano, cioè il, pi il gatto è finito all'ottavo piano. L'ottavo piano, eh? salutavo eh? dell'ottavo piano, eh? a piazza Europa. Eh? trovare a Picanello quindi da Piazza Europa chi conosce Catania sa di cosa sto parlando da Piazza Europa a Picanello è un viaggio qua viaggio picchi meno male coi atto, poi si arriva ah, perciò c'era da corrente d'aria e eh, di mare sì. picchi e succhiano da madonna guardiamo si dai le forze per trovare vivo per meno fortuna vivo male, vivo ho vivo 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 Caduti vivo 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 questo vivo 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 è un po' per la sua disgrazia, Vabbè. ma soprattutto per il povero gatto. È vero che i gatti hanno sette vite, ma questo ha rischiato grosso. Eh, ma chissà eh, si io stavo tutte e sette andando a le ho giocate tutte, va bene. Perché poi io dicevo a sì, lei, sì. Rosa, che con gli ascensori io ho stata sgrazia. Quindi lei proprio è. Eh, io nota. Sfigata. È una cosa da eh. pazza, è una cosa da Ma perché le è successa un'altra disavventura? Io, io ho andato a fare un gratticello al a gratticello. Scusi, lei è andata a fare cosa? Un, un, gratt... un gratticello io, io ho capito qualcuno che sta ridendo ha capito eh, lei ha fatto una traduzione ha fatto un gratticello come ci dico? lo dica bene eh? un ratteduzzo ma, ma dico se... si può tradurre come? signor Litterio gratticello in ratteddo se... in gratticello come è? Come? in italiano com'è? Come er, un piccolo fare. lavoro, un lavoretto. Io ci ho fatto la riduzione precisa della esatto, prova. Esatto, Perché io sono capocariola modestamente. Sì, lo so, lo so, lo so. Eh, Modestamente. Perciò eh, ho grattacielo sì. ho grattacielo, 18 piani. Vicino a casa mia, sì. Oh, Conosco 18 piani, sono sì. Signor Rosa sì. questo era al diciassettesimo piano. Quindi proprio quasi alla sommità del palazzo. Unifineva a cursa dell'ascensore. Penultimo piano. Penultimo piano. Perciò cioè io tre sì, mm. c'era una bella signora che stava sì. aspettando l'ascensore, sì. magari. Perciò si era a porta quando arrivavo mm. entrava la signora e io. Sì, magari. Mungiamo. perché se si, si mangiano tutti una volta. Mm. Fì che si fa la prenotazione. È prima. vero, ognuno prenota il proprio piano. Cioè, certo. La signora o dire mi parò quindicesimo, non sì. mi ricordo uno io mangiò il 17, io mangiò il 15. Parte sta ascensore a una bella velocità, mm. di colpo, che si blocca l'ascensore. Che si ferma, si blocca e si astutava a luce. Anche. Si. Quindi lei è rimasto bloccato e al buio. Da bella signora. signora io sono una persona educata. Certo. Eh, io so staro mio posso Non c'è dubbio. Cioè restai fermo, sì. da, paralizzata. Sì. La signora cominciava a fare schighi. Eh, la signora allora, si è preoccupata, allora, si è spaventata. No, non ce la faccio a stare chiusa. Sì. Ma aiuto, eh, aiuto. La signora aveva problemi. Io cercavo di calmarla, signora. Sì. signora. stia calma. Perché questi ascensori di ultima degenerazione, sì, Appena succede una cosa di chi, se c'è un collegamento chi pomperi, ci manda il segnale di allarme dell'allarme, giusto? Ora vedrà che chi demandano una squadra la più erotica Caiano richiede casa cavolo che è fumone, di chiede scusi, scusi, va bene che lei era obnubilato dalla bella signora. Lei era colpito, obnubilato dalla bella signora. Signorenti, eh, era scandato. Va bene, però. La squadra dei pompieri non è erotica, semmai e i pompieri lo sono, è eroica erotica, val valorosa, valorosa. Perciò eh, eh. cioè, eh, sia tranquilla, chi sta. So? Cominciamo a fare schifo, sì. io ne posso sentire i film quando fanno eh schifo, madonna, quando piangono. Eh certo, Poi, non, non è gradevole. Il cuore gradevole. diventa tanto. Esatto, il cuore e diventa con... tanto, non le vuole aiutare. Lo scuro non mi deve niente, eh. che se mi faccio lei, che cosa sta facendo lei? Che fa perché? Signore, che fare? A faccia qualcosa, eh. faccia l'uomo! Faccia l'uomo! Faccia l'uomo! Faccia qualcosa! Ah. No, signora ma che devo fare? Ora aspettavo! Dai! Mi doveva capitare un cretino con Dì. me ma cominciava a buggiare il sangue. Certo. E si appoggiava la vina, si è venuta si appoggiava. Il sangue che ribolliva Faccia l'uomo, faccia l'uomo, visto, faccia l'uomo, faccia l'uomo. La rosa scuro ho cominciato no! a portare mano. Ha ah, fatto così! Sì! Eh. Eh. Signora, la rosa ci toccai un petto Anche! Eh. No. Che? Ma resta acà tra eh. di noi due bocce. Ma ho capito, ma lei non è che non deve toccare Due bocce richiede uno tunnel. Eh. Due bocce, dure. sode, sode. Sì, eh. C'è dai un mozzu pure per condite. Sapete i bocci, chiede, che sì. le bocce che dei calanziani giocano con le cose. Le conosciamo, sì. Ma che cosa fa? Ma certo! Ha cominciato eh. a andare, manate o oh scuro. Ma fa, ha fatto oh, bene come non ne può sbagliare uno. Oh. Ha eh, mangagliato non <ride> dà faccia. Pa, pa. Io mi spustava, Ida, pa! Anche al buio. al buio, al buio riusciva a trovare l'obiettivo, il bersaglio. Ma c'è eh. qualche cosa, eh. la prego. Eh. Mi sta avvenendo una crisi, sì. non respiro più. Eh. Perciò io dice sì, signora, ma guardi che cosa possiamo fare ora? L'ascensore era. L'auto non era a misura sua, so. non era come non quello era del mio palazzo, perciò cioè non ci arrivava sì. io perché questa cosa l'hai vista. nei firme, certo. E ci cioè, sta, signora, guarda l'unica cosa che possiamo fare. Che ora io, a lei, me la, me la prendo in braccio, stia attenta, la sollevo. Sì. Lei mi leva contro il soffitto in cartoncesso sì. e poi io o spingo a lei da sopra sì. oppure vediamo se sì, buttando un salto mi arriva a chiappare. Come ho fatto, come ho fatto qua? Volevo rifare le stesse cose, va bene, ah. faccia zocco ieri. Yeah, yeah e eh certo, la signora era disperata. Ma eh. che vuole? Perché mi sta avvenendo un attacco di panico. Di panico, sì. Un sì, attacco sì. di panico e non rispondo più di me. Ah, mi freddo Va eh. ah, bene, signora, stia tranquilla. Perciò, signora Rosa, a diglio, esatto. La piglio dalle gambe di carro, sì. Che? Che? che... <ride> mi scandava delle <di> bocce. certo <ride> E se chissà se mi andava a non andare a c'è io, perché le aveva toccate Esatto, sì. Però, che, che io, come potevo fare? Ma i picchiai cazzo. De... Sì. Naturalmente mi scicava io da certo, mano. Certo. Perciò però siccome poi trovai... trovai il sedere, la signora, non ho i sedere sì, in mano si fermare. Certo. Perciò ha solo Fermo. Da... Eh? Io come ci tocca io sedere, non la eh. Che? Che cos'è? Che è una palla di bowling, i si Quindi il seno erano due botte. Due botte eh, e eh. di dietro aveva una palla di bowling. Sì. Ma è dura, sì. ma è carina, sta, sta, sì. io, io innocente, sì. in sì. allora, sì. che cosa sta facendo, sì. sì. si tocca le mani, sì. me sì. ne sono manata, io sì. dico e ha lasciato, ed è, la è caduto, c è, c è. signore signora, era per sollevarla, sì. dice ma lei così se ne approfitta, che cos'è un profitterolo? ma che profitterolo? vabbè, sì. dice signore guardi, facciamo una cosa allora, cioè, se ora io mi metto faccio la scala umana, sì. mi metto così. Sì. Lei si mette davanti a me e mi dà la mano destra che io ce la prendo con la mano sinistra. Sì. Lei si appoggia il piede qua, come se ti sei a scala, poi mi dà l'altra mano, uno, due, tre, fa un salto, boom, e si mette a cavallo sopra sì. le mie gambe. Diciamo: eh, che sopra le mie spalle. Il piano è perfetto. Perché sì. la signora aveva i pantaloni, non sì. c'aveva a gola. Ho capito? capito? Quindi se poteva fare. Va bene, ci facciamo quello che vuole, perché mi stai fanno la ah, eh, eh. costa! Cioè Perciò che se avesse stato mia moglie, signora rosa oggi un momento. Va bene, mm. mi sa così che sta. Eeeh. Utacco. Utacco muzzcante. Eh, eh, avuto, uh, 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 eh beh, beh, il tacco. Il tacco a spillo? Sì. Eh. Ma capo fare? Eh. C'è cioè, chi sta? go coppa. Ah, io bello, mi piaceva adesso, guarda da palla di bowling. <ride> Perché lei se là l'aveva la testa, eh? La testa era sempre Da palla le... di bulling! La lingua batte <ride> dove The il dente duole. bowling, poi un Certo, certo. ma eh. Ma io sono battuto un Fermo. Sì. Eh, che Che Aspetta che mi sistemo la giacca. Che disse no, è Eh. Non c'è sulla palla. Ai? Non c'è sulla palla di boli. Sì. Ci sono magari i birilli. Ermo, la prego A... di misurare le parole. Si sono anche i birilli. Esatto, così è meglio. A misurare i principi. Così è misurato, sì. Io non so che avessero fatto voi sì. altri. Io, io ho avuto una crisi sì. di, di... paura. Di paura, per sì. Ho come un, un disubirillo, nella sì. allora, roccia. Se... Mm. ma bi un terra sì. a quattro piedi sì. I da casca certo ma in terra che è aperta, madera ma e mi cascavo io non sì. stavo così io come ho visto di mangiare mi ho ora o mai pesato ci mise in bicicletta no. e stai in salto con la gelata che mi distingue certo. e lei mi sa e mi tu mi c'è il un pugno bam e mi attaccai. Eh. io finalmente la stessa cosa che faccio perché il gomito macchinare sopra la camenare e la in da la porta e questo che faceva schichi che mi lascia qua ma e eh certo, abbandonato. Mi la lascia qua, mi la abbandona il sì. mio destino. Sì. E io arrivai, a mutare la botta E c'erano qualche dodici pompieri. Erano arrivati. Erano arrivati. Erano lì, sì. Che mi rimproveravano. Eh. Dice, ma lei così si comporta. Lei eh. lascia una signora in terrore da sola. Lei doveva aspettare a noi che trasevamo, perché la signora può subire un trauma un'esperienza di trauma assolutamente d'accordo Ma... io ormai sono fuori io e no? o altro Siamo da casa del sì. centro cioè, che ci andiamo noi altri sì. il più baldo giovanotto si è tenere la cotta ci ha messo un cugno quando sì. non si chiedeva che due età un del di due quadrati oh meccatino dalla scienza sì. ammolla mm. ammolla e dice tomm oh, e è, è tornato su super. ammolla proprio sì, si sì. sì. sì, che ci vada qualcun altro che non si allora un'auto sì, sì. Tutti e due andavano tro. un salto e a e chi da che faceva il muratore, voglio il muratore sì. che era io. Sì. Io no frattempo scendevo le scale, quindi un capitano faceva un caposquadra e dice "Lei chi è, un muratore? No, ci cioè, sono il mio capocariola, un muratore e mi continua al fio sì. e me ne scappai sì. da quel momento non riesco più a pigliare l'ascensore. E perché? E perché mi scando. Ho non. capito, ho capito. Vabbè. Ho paura o mi piglio solo, sì. perché se ci sono altre persone, eh. io come faccio a sapere se sono mascolo o film perché c'è domani una carta da eh. te. Bisogna costore No, 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 ho non ma non la a toccare tu per Fermi, che cosa fermo, non si Allora, per lavare l'occasione, non prendo più la Vabbè Non prenda più l'ascensore, Speriamo che adesso aggiustino il nostro. però sempre sfortunato, è, eh. è, okay, si la va la di mezzo, bella. sempre lei, in un <ride> modo o nell'altro. Torniamo a questa scrivania, perché come avete visto all'inizio della puntata lei ha portato dentro tre sedie e una scrivania perché dice che deve fare il giudice di pace, ma insomma in qualche modo lei mi ha occupato la casa. Mi ha occupato, che sogno, Napoleone, Hitler che occupo io. Io ci sto domandando una cortesia, se per favore mi può stare qua, mezzurere le udienze, perché io faccio le udienze. Eh, eh, posso fare qua perché non ho un posto meglio. Va bene. allora guardi, io, siccome sono sempre buono con lei, oh. siccome le voglio bene, le dico faccia quello che vuole. La mia casa certe volte diventa oh. anche la sede del giudice di pace. Oh. Che cosa vuole dire? È la prima udienza che hai, signora Rosa. E allora. Che non so manco di che si tratta, perché i carte della giocare manco hai avuto tempo. Allora, me li ha dati il giudice. Allora, facciamo una cosa: se siete d'accordo, io me ne vado, vi lascio con lui e annuncio. La nostra scenetta, l'itterio e il giudice di pace. A dopo. Prima udienza, prima udienza, la seconda udienza. ci scrivemo. La seconda, seconda udienza. Questa prima udienza è una causa, è una causa che ci sta facendo. Qua leggo la signora Manghilicasi, Rosetta Mangalicasi, Rosetta che intende fare causa al professore di suo figlio. Intende fare causa al professore di suo figlio perché ce l'ha bocciato. Ma io ma io non lo capisco ma come una volta i famigli erano a braccetto con i professori ora i famigli si comportano in maniera barbara questa qua leggo, come ci ha bocciato il ragazzo, Ida vuole il danno. Da, ma, ma io no, ma io, io sarò inflessibile. Io non so se siete d'accordo voi. Ma io, io qua cederò una bastonata a questa madre. Così ci permette di citare un professore, il maestro, perché ha, perché ha bocciato il ragazzo? Ma io, io sarò tremendo, io sarò fermo rigido buonasera Sarò violento. Buona... salve buonasera sono la signora rosa limanchi piacere buonasera mi posso accomodare prego ah, lei, lei è la mamma de... sì. del ragazzo sì. che è stato bocciato sta incendando sì, 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 il professore sì, sì. dunque vostro onore io sì. vorrei che volevo cosa? dire sì. mi può chiamare magari il letterio ma come scusi Litterio, lei è un'autorità, come, come posso chiamarla Litterio, mi scusi? Ma non si preoccupi, signora, che sotto questa tonaca di giudice abbatte un cuore fremente e caddo, un cuore di un uomo vero, ah, sì? di un uomo con la I maiuscola. Scusi, ma nella parola uomo AI non c'è. Non c'è AI perché AI ci faccio dire ai femmini o quando viene di mia. È una, è una sequenza infinita di ai, ai, ahi. <ride> Quando vengono da me le donne inizialmente mi creda a tocco con salute, tutte sbaldanzose, sicure, a modo so, cominciano dai, fammi vedere, sbrigati. Beh, allora tutto qua Maria, se che cosa pensate? A principio, dopo una mezz'oretta, sai che riduce io? I si ah. sente una uscita, aiuto. Aiuto, mi sta levando la vita, aiuto. Ah io ci faccio dire i film neo. Ah, vabbè. Allora mi ti posso chiamare dare del tu? Sì signore. Ti posso chiamare Literio? Sì. Ti posso chiamare amico mio Literio? Chiamami Gioia. Ah, affare fatto. Ah, a fare fatto. Eh. Allora, adesso ti racconto cosa mi è successo, no? Sì. Dunque, c'è cioè questo professore. Cosa è fetuoso? Bravo. Che... bravo! Bravo, piccino. Cosa è fetosa a... Come un sboccio in che. No, ma io non so. Qual è un ragazzo? Un ragazzo, quale ragazzo che... mio a... lettero. Guarda... Qual ragazzo? Un piccino, un piccino. Nico mio figliuolo. Ah, è Nico piccino. Questa è un, è un aggravante di più. Ci sono 16 un ciao, fighetto mio, piccolino. Quant'anni ave? 16 annuzzi, figlio. Ah, 16 annuzzi sì, ave. Gioia, e gioia Nico. Gioia, e che se lo sono messi sopra il naso l'hanno presa d'antipatia ecco eh, così no ma ora, ora, ora io scrivo scrivo pesante mm. a chi se ci faccio lavorare? un bravo. Che, questo bravo. farà domande per fare un bravo. il professore non vuole fare più bravo un vizio di Avesi Ricannuzzi Ricannuzzi che poi è intelligente ma più Indellig intelligente come tutti i carossi di oggi come tutti i ragazzi no, oggi. -sì di oggi come tutti i carossi di oggi intelligenti a dire disgraziato Ducaruso che si Ricannuzzi è gentile il ragazzo è al liceo, ma tu non devi no. che ti metti un bastone fra le ruote, no, no. incoraggialo, no, no. fallo andare avanti il no, ragazzo. No. Eh, eh, no. no, come no? Gianpupetto non è, Gian è superiore, no? Ah, non è superiore? No, no! Ah. No. Ah, allora è Miria, siccome Ducaruso già si ricannuncia all'università, io ci ho dato un coppiligno per... No, ma io, no. io, io, io consumo questa no, storia, no, no, no. io scrivo... No, 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 non è all'università, allora... all no, 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 Gian ah, Pupetto non è all'università, no. Com, Bupetto, come si chiama? Gian Pupetto. Gian Pupetto? No, no, Pupetto, Pupetto. Giampupetto Pupetto. allora mio figlio si chiama Gian Giuseppe, Gian Giuseppe però noi a casa affettuosamente lo chiamiamo Giampupetto da Pupetto ah, Pupidonico va Pupo ah, Pupidonico ah Pupo come cantante bravo esatto che cantava un corretto che aveva due mogli si sì, sì, ah, sì, sì, allora, esatto, E allora esatto. Giampupetto Pupetto Giampupetto che sì, cosa fa? ecco ho capito hai a scuola media a dire cilla una mano d'aiuto eh non mio literio. Ma se ti ho detto che l'hanno presa d'antipatia, manco le medie l'hanno fatto arrivare! A Siricannuccio manco le medie! No! Cosa fetosa, Di Caroso è un'intelligente. Sì, intelligente. Come c'è a blocchi la un ragazzo Marico, di quello? Ma dico veramente, come? Marico. io dico. Io, io lascio la quinta alimentare a Ducaroso. No. Che adesso la mano d'aiuto, faccio fare il sacco, perché sarai emozionato. No, 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 uh, no, Giambopetto a, no. A non è la quinta, no. Non c'è la quinta, Giambotto. No. A Sirichanuzza ancora non è la quinta. E eh, va bene, vuol dire che ha avuto qualche indopito, arrestava la quarta. No, Ma no, aiutalo! No, no, no. In non è mancare la quarta. Va bene, è altezza, quando finisce. Mango, finisco... mango, mango. Già un po' petto non è mancatezza, no. Gioia non mi dire che è la prima, no! No, la prima sì. C è C è certo. la passavo! questa risposta, la lezione, questa gioia, mi ha detto gioia, mi ha sta gioia, mi ha gioia, mi ha soddisfazione, gioia, mi ha detto gioia, mi ha gioia, mi ha gioia, mi ha detto gioia, mi ha detto gioia, mi ha detto gioia, mi ha gioia, mi ha detto gioia, mi ha detto gioia, mi ha detto eh, il mio Giambuppetto, Ora Ora a dicembre Gioia Mia fa 17 anni. Ah, ricordo sì, sì. sì. ancora è Nico. Ma il ragazzo di oggi ha intelligenza. C'è un figlio di mio cugino Iaffi, eh. un piccino 19, 19 anni. 19 anni, come se sette a tavola, eh. che siamo tutti insieme, e sua so, mamma ci mette il piatto con la pasta davanti, ah. e io lì, mi lì e mi faccio, zio, a forchetta, cucciunzini! Bravo, bravo! Cucciunzino! intelligenza! No, ma ora, ora, ora <susurra> ci penso io. Eh. Ora lei vedrà che chi so, ci faccio lavorare giorno, Ti regno tutte le soddisfazioni del mondo. Ti faccio fare, ci faccio fare la promozione, cosa avuto? Ci faccio salutare, duclarsi. Ugarusia, la seconda. Sì. Tu, pu tu puoi venire già la quinta. Chiamami Rosa. Rosa? Sì. Chiamami Rosetta, che ci capiamo prima. Chiamami Mesetta, che ne capiamo perfetti. Benissimo. Stai tranquilla. Sì. Il ragazzo, tu faccio promosso. Brava, perché la, la mia parola è legge. E a te. Che posso fare per te io? Allora, io voglio il risarcimento per danni morali e materiali. Niente, mm. eh, lo consumiamo chi? Eh. Questo ora vuole fare solo fotocopie. Eh. ti faccio avere un vitalizio per tutta la vita. Eh. 400 euro al mese. No, 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 molto di più, molto di più. Bravo. Amico mio litterio, io sono disposto a fare qualunque cosa. Tutto, tutto, tutto? Tutto, 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 tutto. E ti faccio vedere... 600 euro messi, ti bastano 600 euro messi. Io ho una bella pensione per tutta la vita. Ma un letterario, 600 euro, un poco di più, un no? poco di Vedremo che posso fare. Io scrivo okay. e, grazie. Legge, grazie, e legge. Grazie, la, amico, mio la, la mia parola e legge. Allora, questo come si chiama questo professore? Vitaliano eh, sì. Blancato. Vitaliano uh -huh. Blancato, sì. la controparte. Permesso? Italiano. Permesso. Che cosa Chi vuole? Chi vuole lei? Eh? Chi è lei? che cosa? Eh, lei sta occupa solo pubblico mi interrompe l'udienza scusa stavamo no. facendo l'udienza che cosa no. è gioia bella io sono stato senta ma come cambiamo senza conoscere ma veramente ma senta io sono stato convocato lei è stato convocato ma perché lei è qui è? io sono il la, professore la... italiano Blancati ah lei è certo io sono ah cacchio. sono un nuovo professore bravo ah, perché scusate che cosa vedo noto con molto dispiacere che lei ha familiarizzato con la Che è un colpo d'invidia questo. Che è un colpo d'invidia? Ma scusi, lei è il giudice? Io sono su eccellenza. Ma... Con mia, c'è Ghiribiano, piano, io faccio una telefonata, faccio venire di forestale. Non, non sto dicendo niente. Io faccio venire di forestale che stuale fino a casa. Ma in Giacce mani! mano. Lei è il giudice senza la toga? Eh? Senza la toga? La toga non ce l'ho, ah, non... ancora non me l'hanno dato. Ah, Perché io, io sogno di vecchia gua di, cosso, di lungo cosso. Ma hai spadato tritto. Capito? Mi posso accomodare? Senta, senta, lei mi deve dire per quale motivo ha bocciato mio figlio Giampupetto Stai calma Gioia che ci penso io A Giampupetto, no, a Giampupetto pupetto. Pupetto. pupetto, pupetto Pupetto, pupetto, per l'ala, Perché l'avete, perché l'ha sbocciata, oh. lei non si vergogna Allora intanto le, le, le chiedo di moderare i termini mo Le chiedo di moderare i termini, guardi che io sono un laureato <ride> Che vuol dire oh, laureato? Magari la Rosa è laureato, io non un sarò di chiuno si, si dire. può dire la allora, allora senta senta lei intanto si calmi non si atteggi guardi che io ho tre lauree ho. Io, io non è da la carina tutte e tre io sono laureato io, in psicologia pedagogia e lettere antiche sì, no. lettere antiche lettere antiche ma che, Io antico ne capisci io faccio, una, io faccio venire i carabinieri in assetto di guerra io a lei ci faccio mettere i manetti ma io non sto facendo a niente. a mia ma chiamare vostro onore vostro onore, vostro onore. non, non, non sto onore. facendo niente senta no. io voglio sapere per quale motivo ha voluto bocciare mio figlio Giambupetto, voglio soddisfazione, stai ecco, calma. stai calma Gioia, ci penso io. Tu sei in una botte di Giambupetto, Giambupetto, eh. Uca Russo, Uvicerino, Uvicerino, che ha bisogno di un incoraggiamento. E ci ma che un incoraggiamento Giambupetto che ha 17 anni. Non ha siri che di cassetta l'ha fare a dicembre. Ecco. No, 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 ne fa 18 a dicembre. Giambupetto, Gioia mi hai mentito perché mi hai, ma cominciamo che me... perché sei stata mendicante. Eh, vabbè, ma me. queste sono sottigliezze, che importa. Che importanza ha? Scusi, eh, scusi. Veramente, non più, non meno, eh, che cosa canti. E comunque, io ho bocciato sendiamo, Il sendiamo. cosiddetto Gian Giuseppe l Lei sta camminando mm. sopra la lama del rasoio non sto facendo niente Se, 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 se ci lei sta a difetto Lei vuole sapere il motivo perché l'ho bocciato? Eh. Non c'è n'è motivo, comunque sentiamo Io ho un motivo validissimo sendiamo. Il signorino Gian Giuseppe È un ignorante Eh, no, questa fu no, pesante no, questo non lo Questa fu pesante, questa non, non, non l'accettiamo Che cosa eh, non l'accettiamo? Un segnale, che. ci faccio un segnale che segnale sta facendo? A, a motte c'è disegnato. Ma che segnale lei è un uomo più un che vivo? Ma perché io sto dicendo ma, la verità? Io faccio una telefonia, io, io <ride> faccio vedere da Ameracani i Marines. Ma, sc <ride> marines, ma scusi, è. lei è un giudice? Io sono il giudice e non vuole sapere la verità. E non mi chiama, ma anche Eccellenza, Eccellenza, vuole sapere la verità? La sua verità? La mia verità, Gian Giuseppe è un ignorante e, ton, e io ho mio... le prove, ho le prove perché ho qua tutti i costi. Catti segnali, di Gian... Ma Caruto Abuto, io ho i compiti di italiano, storia, geografia. Il signorino Gian Giuseppe è un ignorante, fracido proprio. Guardi, le faccio un esempio. Le voglio fare un esempio perché li ho portati apposta perché ho le prove. Guardate cosa risponde Gian Giuseppe alle domande quando io chiedo eh, che cos'è un'espressione. Gian Giuseppe non me la sa fare un'espressione, ma a fare l'attore la so... Che c'è eh. a so fare l'espressione, l'espressione di allegria, l'espressione. All di tristezza eh, all'espressione del rap sta a fare espressione algebrica, matematica eh, poi viene matematica ma chi, che, è matematico ma che, che allora io ho chiesto a Gian Giuseppe di trovarmi il minimo comune multiple e non me l'ha saputo trovare so, 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 so. che c'è Sì, città Ah, e lei come sape? Che cosa? Lei si sta dando a zappare nei piedi. Ma che cosa dici? Non stai chiamando Ivadia! Stai ma che cosa? Come sape lei che ci ruberà rubato a multiplo o comuni? Ah, stiamo cercando che io avessi bisogno. Ma quale multiplo? Che non abbiamo fatto manco la denuncia perché non abbiamo avuto tempo. Ma il minimo comune multiplo? Lei è complice. Io gli ho detto il minimo comune multiplo. No. A ah, o comune a ah, multiplo? Io gli ma... ho detto di cercare il massimo comune divisore che, che si cerca in seconda elementare. Si cerca. Massimo come una delle persone eh. perché ancora lo stanno cercando ma che cosa? perché lo cercavano quando io andavo a scuola ci vale, vale, mandavano vale. a rete per cortesia per cortesia e ancora cercano Guardi, le dico solo questo, sempre so. di matematica. Sempre di matematica. Io ho chiesto a Gian Giuseppe che cos'è un insieme, non me l'ha saputo dire. Che gioia, però, magari domani con una puntata se ne ha visto mm -hmm. il dogano. Poi l'indomani gliel'ho richiesto di nuovo l'insieme, non me l'ha saputo dire. Ma manco di nuovo insieme. Ma sto cauto. Ma se attacco l'onda, ogni tanto. E non parliamo della storia, non, non parliamo della storia. Facciamo storie, no? Non facciamo, storia, no, eh? non non facciamo storie qua. Il signorino Gian. Giuseppe non sa nemmeno dove è morto, una cosa che sappiamo tutti: dove è morto Garibaldi. Una domanda semplicissima: che sappiamo tutti dove è morto Garibaldi, lui non la sa. Ma non perché? sa dove è morto Garibaldi. Ma perché è morto? Sì? Eh, Garibaldi. Ma che significa? Io Garibaldi, certo che è morto. Io non sapevo manco che non si sentiva buono. <ride> Garibaldi! Ah Garibaldi! Garibaldi ah, è morto. Ah, ah no. sì, Garibaldi. Sei lo sa dove è morto Garibaldi? Come no? Eh. A sua casa Mossi. No, Garibaldi. dove eh. è morto Garibaldi? Di preciso. Di preciso. È eh, cuccato un doletto. No. Non so. no. Come, come... Dove è morto? Guarda che mo sa ditta Garibaldi? dove è morto Garibaldi? Dove? Dove è morto? Perché a sua casa. No, dove è morto? a caprire è morta ah, ma lei non lo sa no a un posto volevo sapere eh, il luogo il luogo e non lo capivo non lo avevo capito Beh no, non ha saputo rispondere ma che eh. ci fa? e va bene avrà avuto un momento di smarrimento sì. e... Un momento è, di smarrimento Un momento di smarrimento Un momento di smarrimento Lei è, allora... è troppo ah, Io sono pilleggioso Io ci ho disegnato i teschi e io ho cortesia. Io voglio andare avanti ah, Passiamo alla geografia il, il bambino Io sono troppo pilleggioso Il bambino alla domanda Qual è la capitale d'Italia Lo sapete che cosa mi ha risposto? Eh, risposto? Catania eh. Per Gian Giuseppe la capitale dell'Italia è Catania ah, e Va bene, va bene mi bene, non sarà che... confuso, no, cosa sarà... vuole? Catania è la sua città natale. È, è affezionato, eh. che ci piace Natale, Pasqua, eh. Sant'Aida, quindi ah. ha pensato a Catania. Non ah. sbagliavo, ah. è stato uno smarrimento. Uno smarrimento? E eh. ci è mi... per affetto Catania invece di Milano. Che eh. bene. Che ha detto? Che, che, ha detto che lei? ci ha detto? Catania eh. sbagliando invece di dirci Milano. Milano? Ma perché la capitale dell'Italia che è? Milano. Sotto, sotto. Si sì, chiamano? Ah! Sì, sì, Sotto, 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 Qual è la capitale dell'Italia? Sotto, sotto. Sotto, sotto, Chi è? Ce ne rabetta? Chi è? Sotto, sotto, sotto? sotto. La capitale dell'Italia, qual è la capitale dell'Italia? Ah, sotto, è, Bologna, è Bologna. Bologna! La capitale dell'Italia è Bologna! No, volevo dire Firenze! Firenze! Giù, giù. Ah, la capitale dell'Italia è Firenze! Giù. Ma da che figlio una missina capitale d'Italia! Ma che è? È senza squadra, figlio una missina. La capitale d'Italia! Napoli! No, sì, sì, la capitale sì. d'Italia è Roma! Ancora Rome! Ma Roma che significa ancora Rome? Dici che Berlusconi la va a canciare! Ma che sta dicendo? La capitale Italia è Roma! Roma! La città della Fontana di Trevi! La città Roma. del Colosseo! Lo sappiamo! La città di Piazza di Spagna! Non c'è la Cassauca, lo sappiamo! La città della Torre di Pisa! Della cosa, della, la Torre di Pisa! E della Laguna Blu, lo sappiamo! Piazza San Marco! Roma. Roma! Che piazza c'è mai? Roma! Roma! Non c'è la Cassauca! Ma lei lo sa che cos'è Roma! Roma! Lei lo sa qual è il settimo re di Roma! Qual è? Ma tu hai tutti il settimo re Roma Roma? Policio giornale, settimo re di Roma. Il settimo re di Roma, è Tarquini, il superbo! Ah, si sono tanto. Ma non te paga rupi, ecco ci Per per cortesia. Era il superbo. Ma lei proprio, è zenne, Pro! Mi, sì, scusi, mi, mi, mi faccio una telefonata, eh, che ci hai disegnato, ma che era la cruci. per cortesia, eh? o ah, vuole essere incenerito. Ci ha disegno a, cose? a te, che? Gian Giuseppe. Non mi sa dire chi ha scritto la Divina Commedia. Lei lo sa che ha scritto la Divina Commedia. Hai detto che io, sono. detto? Ah. la Divina Commedia. La Divina Commedia. Chi l'ha scritta? Da. 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 da, ah?

eh? Da Brasile, all'allenatore no, no, di Milano, no, no. Da vinci! E di fatto è vincivo, ero il eh, terzo in doca. Ma, Ma se io le dico Colombo, Colombo, Famoso, è? famoso questo è famoso. Colombo, è per... chi, è Colombo. Ah, chi è Colombo? Ah, chi duca da scopetta... No. Eh, eh? Eh, Colombo... Colombo, Colombo Ah, un commissario Un tenente Colombo no. Colombo. Un tenente Colombo Stanno facendo i replichi ora L'hanno fatto negli anni 80 Ora stanno facendo i replichi Colombo Tenente Colombo Ma quale tenente Colombo? Un tenente Che aveva il recchio su cane Ma, Ma quale Colombo ne va restato un recchio Ma se. che sta dicendo? Chi ha scritto l'infinito? Ma perché non ce prima E poi ne parliamo. Ma che cosa dice? Chi ha scritto l'infinito? Giacomo Giacomo Giacomo, ah. Giacomo Citaled No, Giacomo ah. Giacomo Pelino, Giacomo... Pelino, Giacomo, Giacomo Giacomo. Felino. Giacomo... Felino. Giacomo... Felino. Giacomo Leone Giacomo Pantera Giacomo Leopardi l'ha scritto ma, ma lei veramente ci stava a l'ha Ma Giacomo Pantera ha Leopardi ha visto signora ha visto signora lei mi convoca qua per farmi giudicare da un poveretto ecco come si permette io mi permetto perché lei è un poveretto io, io stai telefonando io faccio stile tutti i fungiare che sono su a letta nel suo momento io a lei ho fatto pigliare a fungiare da faccia a parte che ora io cazzo a disegnare la croce, lei è un uomo finito. Invece, lei, come tutti i genitori, dovreste essere solidali con noi professori. e i figli? Solidali con noi. L'affetto. Che... L'affetto per i figli? Ma quale affetto? Noi affetto che lottiamo lei? Noi, ge... no, noi professori che siamo in prima linea, che stiamo lottando contro la disorganizzazione di questa scuola che non ci permette di educare i vostri figli come invece meriterebbero. Ma eh? che è voluto, voluto? Che sta facendo lei? Ha ragione. Come parla bene lei, professore. Rosetta. Sì. Rosetta, vedrai sì. che dopo questa bocciatura Gian Giuseppe capirà. Gioia. Sì. Quindi, per favore. eh? Sì. sì. Lo educheremo assieme, Gioia. Sì. Io ti aiuterò, Rosetta. lo educheremo io e tu assieme. Sì, certo. e lui, per favore, eh, per favore. E lui capirà, lui capirà che deve studiare, che è importante ma, lo studio. Ma, ma cosa deve Rosetta. capire, cosa deve capire Gian Pupetto? Altro che Gian Pupetto, Gian Puppettoni, ancora a 16 anni alla seconda elementare, se ne deve andare a raccogliere patate. Brava, oh. Gioia, Rosetta. brava, così. Rosetta, ma chiamare i sette, che ne voi? Senta, se. non prenda confidenza, per favore, eh, mantenga le distanze, va bene? Andiamo. Andiamo, Giorgio. Sì, andiamo. Screanzato. <ride> Qui, noi, noi, abbiamo bisogno del suo apporto, della sua collaborazione. Eh certo, eh. però mi chiude da intra, me Vabbè, mi sono vendicato. Non mi fa fare un provino. Volta. La facciamo, sta fiscio, sì o no? La stiamo dio vengo qua. Saluto il pubblico, il mio pubblico e me ne vado incontro alle mie disgrazie e alle mie sconfiggere. No, oh, no, no, ma non parli di disgrazie. Eh. Quali disgrazie? Quali io, disgrazie? Mi dai una stiglia, signor Rosa? Le sono capitate cose brutte? Ma sempre, sempre, guardi, una volta che non uscì una carusa, intanto mi ritiro a casa e trovo la mia moglie, già che se ci pare una cosa Ho capito, niente. ma sua moglie, eh, è, è vero che c'è stato il problema della fuitina, ma alla fine lei l'ha scelta, insomma sì, è rimasta con lei. Fruida, Ho capito, l'ho capito, lo so, lo so. Io mi volevo solo a divertere qui. No. Ah, disse, risegna una così, ma com'è questa? Ora mi ha vietto una sera, due sere al mattino. E non si fanno queste cose. E invece ci ingagliai, signor Rosa. Ma comunque. Eh. Quando uscendo una volta una carusa a giardini, una carusa bella, La Rosa non mi si spasciava la macchina, due paesi, come ci scendevo. Aveva questo problema. Eh ah, certo, come facevo? gli eh, so. abbiamo dato un appuntamento, un fiore, sì. signor Bella, un fiore. Eh.

Posso scendere, magari con l'autobus, certo. ma poi se la serata si intreccia, che cosa si combina, Io poi, che è italiano, l'orario dell'autobus certo, certo. che torna. Ma poi non si può andare ad un appuntamento con una bella donna con l'auto. Bravo! Non si può fare. Lei che sa quanti ne ha avuto appuntamenti? No, lei manco uno sicuramente. Ma perché? Sì. Ma perché lei se la prende sempre con me? Perché? E allora, signor Rosa, avevo il cuore tanto, sì? tanto stretto, nico, vedevo. mi stavo facendo una vabbè. Quando mi viene a pensare, disse: Ma come, ma c'è chi che abita qua, sopra di me, a fianco, sopra di me, tipo, che aveva una bella bicicletta? Oh. Mi faccio prestare la bicicletta, da paese fino al giardino è tutto decalato, arrivo da fresco, riposato come un fiore. A, perfetta, a Sire, bravo. quando a qualunque ora finisce la serata, io mi dico a bicicletta, magari che ci stai tre ore per arrivare al paese. Che a bicicletta? E Perciò, mi... mentre mi faceva papà mi sono rastrenato un poco. Non se ora, ora c'è domani, che sicuramente che mi dice, di no. <ride> Però pensare di certo di essere, se mi vuole, vuole dire di no, mi può dire da no. Picchiare la bicicletta ja, so. certo, ecco, è la sua, non è che ha. Alla fine è sempre sua. Mm? minche se mi dice di no, come faccio? Con una carusa bella, che mi aspetta, spattato, tu mangiava la saponata. No, ma non mi dice di no, non no. mi dice no, Pippo non mi dice di no. È amico? Perché hai un ragione, no, Pippo è un amico, poi è un sì, sì. buono, sì, sì. non abbiamo avuto mai una parola, mai. un buon vicinato. Mai, mai, mai. Certo, ma tu, ma tu, ma tu, certo, però se non mi vuole dare, non è che ci posso dare il malattere. È chiaro. E poi e può essere che mi dice di no. Ma perché mi ha visto a dire da noi, signor Rosa? Perché? Che fare? Non c'è motivo, me la vado. Ma la vado la bicicletta? La bicicletta ma la presta, sì, la sì, ma la presta. Sì, Però se non mi volesse prestare, certo. Sì. Può anche non prestare, ma la prendo bicicletta, io so, no? Ma ad una, mm. maduna. Sì, sì, sì. maduna, me lo hai questo appuntamento e poi dico, questa carusa per cosa può nascere cose. Niente, niente, senza bicicletta sono consumato, sono sicuro che mi ha prestato. Mm. Che però se non apre sta eh, come faccio? Le veniva il dubbio, sì. Presto, non apre non apre sta. Ma apre non ma apre ma presto, non ma apre Ma apre non ma apre sta. Sì. E poi uno non lo il fancare mai. Ci siete bimbo! Eh. E non già, se golo, ha beccato, che c'è va a un tu e a Ma metto. no, ma il povero Pippo che c'entra? Scusi! Sì, le cose che Era lei avevo... che si faceva tutte queste fisime mentali, il povero Pippo che ne poteva sapere, secondo me gliel'avrebbe prestata la bicicletta, quindi è una disgrazia che si è attirato da solo. <ride> Un'altra volta io un perché io bazzo spesso spesso, giardino e taormina. Beh, la zona è quella, è vicino, vicino al suo paese, no? il mio paese non voglio ad film, una cosa. <ride> Ma lei si ricordi che è sposato. <ride> lei si ricordi che a casa ha quella bella donna, lei si ricordi che la sua metà, la sua dolce metà, è a casa che l'aspetta. Io dico solo che con ci un ciclo ci un gappato <ride> Ho capito. Solo quella, glielo ripeto, è la sua metà. Che è è tre quarti e mezza, da sola. Vabbè, come si chiama? rocifissa martoriata mm. ah signor La Rosa allora stai andato a Giardini dove no, è andato a giardini. Tormina mi pigliai a cosa che una specie di, di funevia che da si a Tormina quella che sta a Tormina sì. C'erano due belle straniere Ah, quindi lei contento, occhietto, felice Ma eh? queste straniere poi vengono in Italia per divertirsi Non è che per fare solo un bagno a mare Sicuramente vengono per divertirsi, per vedere l'Italia Poi non so altro, però certamente Perché sono allegri Signor La eh, gente che si vuole divertere Quella gente che vuole incontrare il maschio latino siciliano Non lo so, non lo so Vuole incontrare il gallo siciliano eh, eh. E io modestamente per galleria, signor La Rosa Oh, Va bene, d'accordo. E <ride> sopra questa sì. via con queste due? Sì. Che, che a guardarle, caro, una pareva del Minnesota. La prego. La prego. <ride> Poi si mise di profilo disse: eh. No, è da Colombia. Esatto. No. <ride> Mi ha parte via. Eh. questa via. Chi ste cazzo se uno, tra i una mia E ridevano è eh certo. ridevole. io gli ho <preside. ride> uh. E ah, poi si barravano tutti oh, 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 e due, e mi facevano. E certo, lei ci stava, lei ci eh, è, stava. Certo. Stavo, stava camminando, sì, ecco, a voce del verbo camminare: per chi non è siciliano, per chi non è aduso, per chi non è antico, lei stava seminando. seminando se? Quando all'improvviso di colpo sta funeria, piglia se si è arrestata di corso. si corpo. è fermata la funzione e quando si ferma di sì, si è vero ha poi dondola si sì, si sì. da come si fermava, c'è sì. un corpo signor La Rosa ha paura Chiaro. perché da sopra è no. alto io no, istintivamente sì, sì. signor La Rosa sì, sì. mi toccai mi toccai appena mi toccai e fecero una schiglia poi a cosa si fermava piano piano ripartivo se sono tranquillizzate e mi hanno, mi hanno detto ma tu perché toccare mm. ah le signorine sì, straniere tu, per, sì, tu perché toccare tu perché toccare e, sì. e io ci ho questo è un, è un gesto sì. che è un amleto che? Un Amleto porta è una specie di Amleto che scongiura no, 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 no mi... Fermo un attimo, perché lei con Amleto non ha molta dimestichezza. Qualche giorno fa ha fatto diventare Amleto un omelette. Ora per dire un'altra cosa, ha tirato no, in no, ballo un Amleto. Cosa? Ho capito, che cos'è l'Amleto? è l amleto? L amleto, eh? una specie di Amleto perché che rugni un gobbo. Sì, ho capito. Allora è un amuleto. amuleto.

Porta fortuna. Porta fortuna, giusto? Come si dice? Tocco ferro, tocco ferro, mm. ecco eh, 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 to così: eh, tocco ferro, acciaio, acciaio. Sì. <ride> Tanto per essere precisi, sì, sì. va bene. Perciò, chi se cosa sa a scrivere, certo. un come riparte sua volta, facciamo manco 20 metri di colpo uh -huh. perché è cruce che io. Boh, perché si fermava io mi venendo a toccare un'altra volta, gli pattero, gli tutto due, e poi, boh, a loro! Eh, beh, certo, certo è certo perché io feci il copo di ah, perché farci... ma perché tu amuleto personale è per ah. tutti gioia mia è per mia, mia no però, però lei poteva indurre in errore le signorine avendo detto loro che quello è un amuleto le signorine trovandosi in difficoltà si sono appese ah, vabbè, ma io che volevo dire questo eh, lo so, lo so. comunque abbiamo fatto amicizia mentre sì. ancora è che sì. io, io, io poi ci sono no se avete voglia vi potete trattenere per essere sicuri <ride> dà fortuna fino a quando arriviamo lei furto no no non, no è no, no. una parola spinge a nauta, una parola molto certo, a certo, certo, lei lei certo. sa che una parola certo. le parole intre i defiggono le parole nasce parola sì. e vede hai botta la spada hai botta sì. da caio cosa hai detto pa ma manette <ride> di no e io i da poi a lei queste cose piacciono colombia <ride> mi nascondo dai noi fratelli bacchianarono la cristiana se fece un, sì, sì. un po' quindi eravamo stretti Strette finalmente, arriviamo a montare l'ultima fermata. A Taormina, prego. No? Dopo di lei, a ah, fuggire. A casa, a mutare chi si picchia. prima di me che mi fanno, ciao e mi mandano baci anche, anche. di lontano. Sì. Perciò, io butto un salto: ce li aspettate che vi raggiungo subito. Sì. io vado per toccare. Sì. Ma ti chiama uno fortunato portafoglio, le signorine. Ha capito? Sì. Quindi non era amore. Non era, amore, non era, era interesse. Era interesse. Ha capito che quando ci parlo io di disgrazie, di cose. Vabbè, vabbè. E un periodo vabbè. che sono stato male. Ancora un'altra? Ah, io io per... volevo andare in pubblicità, ce n'è un'altra. me la raccolta. Ma che sai un periodo, la... signor Lorosa? Un'altra disgrazia. Eh. Eh. Non ci dico, non mi ripigliavo. Non lo eh. che mi pigliavo? Non so se abbia mai successo un momento. D Jabbè, sì. di affaticamento sì, sì. uno si non sente fiacco sì, sì. apatico, bravo, ap 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 non so ciò che vuol dire, ma mi piace va bene, ma. vuol dire quello che lei sta, Beh, sta pensando. Quello, sì. a mia non mamma. le viene voglia di fare nulla. nulla. A mia mamma tavola a mangiare a domenica, eh, i picchinicchi cose, vengono, perché io sono compagnia. Certo, poi il periodo niente, niente. E poi la cosa drammatica, signor La Rosa. Eh? Con le donne. Eh. Con le donne, niente. niente era un periodo brutto, brutto anche brutto, con le donne. Ma manco per l'antecamera del cervello passava l'idea idee. Ma cioè, ah, era proprio lei che non ci pensava. Non ci pensava, e poi quando ci pensava mi sediava, eh. quando, quando ci pensava e non mi sediava, non funzionava. Cioè, va bene, va bene, va bene. Una cosa, allora un amico esperto eh, mi disse Dici, perché non provi? a Catania, a Piazza Manganelli, sì. con Manon Lescaux. Manon Lescaux. Sì, Manon Lescaux. E chi è? Si chi è, è una specialista francese? Mi eh? no, buttana da No! Scusi, la, su, la sua domanda era, era lecita perché lei pensava che una specialista invece era proprio quello di Catania, di Catania. Ah, sì. però di chiare origini francese, francese ma non le scopo. Ma non les scopi. Vedete sì, sì. l'indirizzo, sì. piazza, piazza Manganelli. In fondo c'è un palazzo antico per fine Ottocento. Vero, vero, vero? Allora c'è CIO 300 euro un'ora. Sì. 300, 300 euro, euro. è alta la tariffa eh? altissima. altissima 500 eh? euro due ore anche sì, però sì, c'era lo sconto 300 ora, ora 500 ah, due ore allora in questo palazzo sì. antico palazzo con un androne tutto mammo dera mammo demu Ma una antico tutta la ringhiera di mammo, sai i colonnini, sì, sì. il corrimano sì. di legno, di noce, bello, massiccio bello, bello. a canai a piedi, bello. primo piano, sì. quindi arrivai, manco fiata, arruai, bello fresco sì. ma uno detto, c'è la seconda porta. Fondai, la porta, una porta in noce, massiccia avevo, avevo campanello, ho guardare campanello che è rotondo, sì, sì. col piripicchio, sì, tutto centro. del ramo non è che Sì, tutto plastico, sì, 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 lo ricordo oh, perfettamente, un campanello non faceva manco un dring, no. No, no, perché va ping pong, ehi hey. ping pong, Sì. al terzo ping pong, no, il mio cuore mi abbatteva, perché io sapeva che boca portava, che si faccia una volta mala comparsa. l'occhio spento a panmenettere, perché si di arrivare mm. dietro la porta. Mm. Era che i tappini, la signora si capiva. C'è tutto tappanare. No. no! Stava con le pantofole, pantofole per, per stare, stare più comoda, che? ecco, to per to stare to to più to comoda. To Arrivavo signorosa, sì. era per porta con ah, una visione bella. bella. la rosa, un metro e settanta. Ah. Quindi non eravamo troppo alta da sì. mettermi in timore. Giusta? Castana rossiccia, gli sì. occhi verdi, era fuori vesti... intanto fui. Inondato eh. di un'onda di profumo. Wow. Un profumo sì. francese, tu sì. profumo mentre si un donato, un dalacchendari, un 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 una visione era vestita tu, Eh? Com'era? Nuda. Nuda, non era vestita, era nuda. proprio nuda, sì. Tutta vestita di vele, trasparenti, ah. fucsia, un poco celeste chiaro chiaro, qualcosa Bello. di rosso. Sì mi tagliava fino la rosa e mi fece trase eh. come io trase ah, il cuore mi batteva eh certo, emozionato <Dragons> <cción> <sculling> io già sapevo tutto cose 300 euro un'ora pagamento anticipato anche se i soldi i parsi che schifo come oh, per dire, ma perché mi paghi? Sì. Gli più un cacciolo e gli da dentro. Oh, sì. Così, con una eh, Con Mi non non sotto braccio, attraversavamo tappeti in terra, tutte le lampade coperte di vele, tappeti in de mura, quadre sbreziate. da per... Mi portavo in una stanza di letto, vista, una stanza di letto che non avevo vista mai Mai, mai, mai. Il letto era rotondo. Era al centro della stanza, come per dire, questa casa, il centro di questa casa, un letto! lì si svolge tutto, sì. Alla questa casa, la giugolare, mi prendeva e mi parlava andare ricchi mentre camminavo, mi parlava da ricca, mi diceva, sì, diceva, mon amour, mon amour. mon garçon, mon amour, de la déclaration, de la consualité, de l'autisme, de l'amour, de mon amour. E mentre parlava eh. mi sputacchiava in anche pittina. sì che è tempi bene eh. bastava chissà che già era ospitale. Lei sì, e invece in quel momento lei ci crede che mi dava quasi fastidio. Io eh, so, lei stava attraversando un momento difficile, Brutto quindi momento. Per... neanche queste stimolazioni. Lei sa quando te l'ha vissuto? No, io non l'ho vissuto ma mai. Vissuto. <ride> quindi queste stimolazioni non le davano nessuna sensazione particolare. Basta eh. è arrivato a un certo punto, come eravamo vicino a letto. Eh? Signora Rosa, questa mi fice, aveva il braccio sopra la mia spalla e la mano qua. Mm. Non so ci una mossa di karate perché questo letto aveva una specie di baldacchino mm. tutto rotondo che appumigliava tutto letto, questo baldacchino partiva dall'alto da un anello di ferro che pendeva dal soffitto e questo anello di ferro e era sì, tanto. Ce l'ho presente. Una cosa così, sì, sì, sì. Già partiva tutto e da sotto c'era un letto rotondo. Questa macchiappa de cà, mi fece una specie di mossa di mi tiravo sul letto. Mi resi eh? un coppo un go, fianco. Ta, ma bianda dall'aria. con me, eh? con me, dice, canestro, un dan negro. Io andrei in con un coppo. Ah! E mi, mi ritrovai dì, al centro ehm. del letto. Quindi era proprio lì. Ida, sì. eh. se ti eh. un laccettino, sì? se tirava un laccettino eh. del cazzo, tutto una dea, una dea bella, nuda, nuda. poi si avvicinava no, un di me e con due sole dita mi zeccavo qua, signora Rosa, e dice così, me lo ha, ho, camisa, cravatta, giacca, pantalone, mutanna, scappe e cosette, tutto, tutto in un colpo, con solo. due dita in un colpo solo, tutto in un ah. colpo solo, ma roba Ron. veramente da matti, e lei, e io femmo paralizzato, <ride> la Rosa, eh. emozionato, scantato, spaventato, mm. e, e, e quasi che di cagliarsi.

me lo e noi mi facevo così e mi tagliavo sì. arrivavo un dei piedi mi, mi solleticava i piedi mi tirava i dita dei piedi mi faceva un sensuale, cavigli, sì. molto sensuale poi accanavo dalla caviglia passavo al polpaccio dopo il polpaccio passavo al ginocchio dal ginocchio passavo dalla coscia come arrivavo da, oh, si arrivò a mettere magari la lente niente niente, niente dall'emozione stava un Certo, certo ci volevo un furetto passare sì, ho capito ho capito. poi accanavo okay. dalla sì. da panza, in dei fianchi in dal un dei spalle Dio poco, io per la Ita un sabato e a Canabou suo Io ero sdraiato così e da salter un cop cabanna e un cop cabanna sì. e continuavo a dire mon jour de l'odecle region la sensualite della sensualità, dell'erotismo, del pole de amore. e pensavo dica, e c'è, aspettavo e non papà e non papà arrivava da niente niente. Lì non, non c'era vita. E dopo 20 minuti sì. cominciava a sudare e tutta. Certo, parte. povera donna perché si stava impegnando. E però. io e io impegnava e io si impegnava. Ah, sì. E io fermo non se... volevo morire, volevo morire. Eh beh, certo. Volevo morire. Per un uomo è terribile, eh. per un Dopo uomo. Dopo 20 minuti. Facciamo una cosa, un applauso per questo momento difficile. Eh. Per un uomo è difficile. signor la rossa. 20 minuti. Dopo 20 minuti ha sì. cominciato a sudare e il trucco ci ha cominciato eh, a scovare certo, la donna tutto bene. Disperare. Io ne uscivo un fazzolettino, si so studiato tutto, a sì. metà leavo. Sì. E, e, e all'improvviso parlavo catanese Eccoci. Ma te aveva bello, ecco.

C'è chi sbatte per il nudo, chi sorpassa e fa cornuto, C'è chi è ricco e merutuo, C'è chi va dallo psicologo, E poi? così chi e si fa monaco, Con protesta fa benzina, C'è così si latta carina, C'è chi è sempre in mezzo ai guai, Ma tanto a mia, tutti! A mia! Vai! Un nemico benissimo, Mi rilassa la musica, dici un proverbio a godere qua gruppo, ci vanno menzù e ci gruppo e canto a mia. Un ni miclo di cai, un mia... Che fa la gente? A Gentilossa lossa si Tranquillo e pazzo una bella vita. E dove sta? arraiato sui con una tazza e canta mia. Dove mi dio mi scivola? Grazie. Buonanotte. Buonanotte.